Ciao, benvenuto su Diamond Music Channel, la piattaforma online della Diamond Music School. Oggi vorrei parlare di un esercizio sulla scala diatonica. Si tratta di scomporre la scala ad intervalli di terza, i cosiddetti salti di terza. Ad esempio, se siamo sulla scala di Do maggiore, partiamo dal primo grado, la tonica, il Do, e passiamo direttamente alla sua terza, che è il Mi. Poi passiamo al secondo grado, Re, e la sua terza che è il Fa. Terzo grado, la sua terza che è il Sol, e via dicendo. L'esercizio, eseguito a tempo, naturalmente va eseguito su tutte le forme, su tutto il manico, in modo da avere la padronanza totale dello strumento. Naturalmente l'esercizio va eseguito a tempo, ad esempio in questa maniera. Stessa cosa, come dicevo, va ripetuta su tutto il manico, ad esempio sulla seconda forma, risulterà così. E via dicendo, appunto l'esercizio è importante eseguirlo su tutto il manico. Ricordiamoci che gli intervalli sono molto importanti da saper gestire sulla scala, proprio perché ci predispongono all'improvvisazione. Improvvisare significa costruire al volo delle melodie su un'armonia, per cui è molto importante che la scala non sia solo un concetto scolastico orizzontale, ma bisogna avere sotto le dita e soprattutto in testa come suonano i vari movimenti, appunto i vari intervalli sulla scala, per cui è un esercizio molto importante che va eseguito ovviamente anche sugli intervalli di quarta, di quinta, di sesta e di settima. Buon lavoro!